Gentili utenti di Assist Sportiva, appassionati di basket, ben trovati dal Palabasket Nando di Lido, dove è appena terminata il derby tra l'Olimpica e il Manfredonia, vinto dagli ospiti 8-6-7-1. Siamo in compagnia del coach dell'Olimpica, Antonio Russo. Coach, è stata una gara equilibratissima, punto a punto, poi nel quarto quarto hanno preso il largo, è arrivata questa sconfitta che vi preclude di vincere il campionato. Sì, come hai detto tu, dispiace, perché la partita, nonostante i troppi errori da parte nostra in attacco, specialmente nei primi due quarti, eravamo lì sempre punto a punto. Però contro questo tipo di squadra ogni errore viene pagato a caro prezzo. Abbiamo mollato un pochettino di concentrazione e soprattutto anche di freschezza atletica, e questo distacco secondo me non è veritiero. Un po' anche ha contribuito, non mi dispiace dirlo perché non è mia abitudine, un po' l'arbitraggio che ha lasciato un po' a desiderare, ma non per questo loro mi devono aiutare o meno. Se avessero faccio giocare oppure avrei avuto un metro arbitrale equo, secondo me avremmo visto un'altra partita. Sì, nel quarto quarto, a proposito dell'arbitraggio, gli è stato fischiato anche un tecnico. Ecco, nel quarto quarto gli sono arrivati due punti in cinque minuti, quanto pesano quei tanti errori sotto canestro? Sì, in effetti quel tecnico, diciamo che me lo sono meritato e preso autonomamente, cercando di dare anche una svolta a loro per alcune decisioni che francamente non ho condiviso. Però questo non significa che la partita l'abbiamo persa per errori arbitrali, si sono aggiunti anche quelli. Ma come dicevo, è stata un pochettino, abbiamo sbagliato tiri facili, ecco, in attacco specialmente, dove per noi sono azioni che facciamo con tanta tranquillità, e solo che questa sera i tiri non entravano. La promozione è stata raggiunta con largo anticipo, però qualche amarezza c'è per non aver raggiunto il primo posto. Ecco, questa è una nota dolente, dispiace, perché mantenere una concentrazione a 5 giorni dalla fine non è semplice, dopo che le regole del campionato ci impongono che alla quinta già hai fatto il salto di categoria. Mi è stato sinceramente difficile mantenere unita la squadra, perché poi ognuno si è sentito libero di dire o di fare del suo autonomamente, e si è vista la differenza da come abbiamo giocato in campionato e come abbiamo giocato le ultime partite. In settimana è arrivato il papà di Michael, che gli ha fatto anche i complimenti per un'ottima fase offensiva. Ecco, secondo lei che partita ha visto e che cosa ha pensato del nostro basket? Sicuramente ha visto una partita diversa dall'ultimo allenamento che abbiamo effettuato, perché questa sera molte azioni venivano costruite in modo errato e affrettoloso, e i tempi sbagliati, gli spazi sbagliati, e questo dimostra quello che diciamo prima, poca concentrazione e poca voglia di applicarsi. Per chiudere, sabato chiuderete appunto il campionato, ci sarà un altro derby contro il Foggia, partita che ormai dalla quale non chiedete più nulla, ma come la preparerete? Ma guarda, io cerco di stimolare i ragazzi, perché alla fine del campionato viene vista solamente quello che fa nelle ultime partite, quello fatto precedentemente è come se fosse acquisito, rimane impressa le ultime prestazioni singole, perciò li motivo in questo, di dare sempre il meglio e il massimo di loro. Grazie coach e complimenti per la stagione. Grazie. Siamo con il coach della Webin Manfredonia, Giampio Ciocela. Coach, venivate da 5 vittorie consecutive, oggi è arrivata quella forse più importante nel derby contro l'Olimpica, che vi tiene ancora in corsa per vincere questo campionato. Sì, noi abbiamo preso 3 sconfitte prima di Vieste, meritate, abbiamo perso e ci siamo rialzati, abbiamo ricominciato a lavorare in una determinata maniera, e adesso raccogliamo i frutti, i ragazzi raccolgono i frutti del lavoro che abbiamo fatto durante questo periodo. Avevamo le gambe e la testa per portare a casa questo risultato. La partita è stata molto intensa, alla fine siamo stati bravi a portarla a casa con molta determinazione. Il derby contro l'Olimpica è sempre molto sentito, ecco, quanto è soddisfatto della prestazione dei suoi? Sì, i derby sono sentitissimi tra noi, sono corretti e sentiti. Sono contento perché abbiamo fatto una partita molto di sostanza, abbiamo sofferto quando Cerignola cercava di rientrare, difensivamente siamo stati bravi a tenere panaggio, adesso non so a quanti punti abbiamo tenuto, ma abbiamo limitato tantissimo Spud Walker. E questo ha fatto sì di togliere punti di riferimento al Cerignola. Siamo stati bravi poi nel quarto quarto a non mollare, merito a chi cura la nostra preparazione,
Abbiamo corso ancora e difeso alla grande il quarto periodo, lì abbiamo vinto la partita perché abbiamo preso i 15 punti di vantaggio praticamente nel quarto periodo. Sì, infatti l'ho detto lì, il quarto periodo è stato sicuramente decisivo, tanta forza, avete dimostrato comunque la forza di questa squadra nel quarto periodo. Sì, dobbiamo dire che è stato un grande ciccone nel quarto periodo, ha fatto veramente una 8 minuti di qualità, limitando anche lui e facendomi recuperare Aliberti. Poi siamo stati bravi a non concedere canestri in questo frangente e a segnare. Lì abbiamo chiuso la partita e poi abbiamo mantenuto il rientro del Cerignola che cercava di pressare. Devo dire sinceramente che la partita era molto sentita e veramente i ragazzi hanno giocato con molta lealtà e hanno difeso tutte e due alla grande, quindi veramente merito a tutte e due le squadre oggi. All'andata è stata una vittoria con l'Olimpica rimaneggiata, oggi l'Olimpica era al completo, avete comunque vinto, strappato questi due punti, ecco che partita, che webin è stata? Sì, dispiace che all'andata l'Olimpica non era al completo, oggi eravamo al completo e nessuno può dire o trovare appigliarsi a qualche scusa. Noi siamo stati bravi a fare la nostra partita, era una partita dove fino al terzo quarto, alla fine del terzo quarto è stato sempre in bilico, abbiamo dato la sterzata nell'ultimo periodo e siamo stati bravi a essere con la testa in questo periodo, cosa che siamo riusciti a fare soprattutto con una grossa difesa anche di Boanon su Panaggio, calcolata negli ultimi periodi proprio su questo tipo di difesa, perché per caratteristiche fisiche Gegé riesce a tenere, pensavo che potesse, come ha fatto, tenere Panaggio sui pick and roll. E niente, siamo soddisfatti, siamo contenti di aver portato a casa questi due punti, siamo tutti qualificati per il prossimo girone, però è bello giocarsele queste partite perché sennò non ha senso. Merito al Cerignola perché ha fatto una bella partita, merito a noi che siamo riusciti a vincere su questo campo. In tanti oggi ti aspettavano Pedro, Boannon come ha detto lì, però Alvisi sicuramente vi ha dato quella marcia in più. Sì, grande Alvisi, secondo me al rimbalzo ha giocato alla pari con Walker. E grande Gramazio, grande, che veramente ha fatto tre tempi di difesa su Panaggio e ha amministrato bene gli attacchi, ha messo dei tiri importanti quando Cerignola cercava di rientrare. Grande Alvisi in determinate situazioni con due tiri ignoranti, li ha messi dentro e abbiamo tenuto a distanza ancora il Cerignola. Abbiamo fatto una partita con la testa, siamo riusciti a gestire gli attacchi e alla fine adesso stanno festeggiando i ragazzi. Domenica in casa per chiudere, chiudete appunto il campionato, aspetta una vittoria contro Ruvo per vincere questo primo posto, magari approfittando di una vittoria dell'Olimpica. Beh, noi giochiamo tutte le partite, ci siamo dati l'obiettivo all'inizio di giocare per vincere, perché con una classifica che porta direttamente in Serie C le prime 9 e poi quelle che si salvano dai play-out, se non si hanno degli obiettivi è inutile continuare a giocare. Il nostro obiettivo è quello di arrivare almeno tra le prime 3, oggi siamo sicuramente tra le prime 2, poi la federazione ha messo l'orario concomitante con tutti quanti, noi giochiamo in casa, vogliamo salutare alla grande il nostro pubblico. Adesso non so il Ruvo se è tra le prime 9 o no, non so ancora il risultato di Foggia, e ciò che viene viene, noi il nostro l'abbiamo fatto, poi se sarà primo posto festeggeremo, se sarà secondo festeggeremo ugualmente perché dobbiamo salutare i nostri tifosi. Ok, grazie coach, complimenti. Grazie a voi, buonasera. Siamo con il presidente dell'Olimpica, Rosario Saracino. Presidente, è arrivata una sconfitta nel derby contro Manfredonia, ecco quanto brucia perdere un derby contro il Manfredonia appunto. È chiaro che volevamo vincere, insomma, ci eravamo preparati per vincerla. Purtroppo due minuti di blackout hanno compromesso la partita, perché insomma fino al terzo quarto eravamo lì punto a punto, la partita era degna una finale, con una cornice di pubblico eccezionale. Quei due minuti insomma si è spenta la luce all'Olimpica e nell'ultimo quarto e hanno preso un vantaggio che è diventato poi incolmabile per noi, insomma. Dispiace perché insomma un derby si vuole sempre vincere, anche se tutto sommato
come dire, tutte e due le squadre avevano raggiunto il risultato di essere promosse. È andata così, ma bravi loro e complimenti a loro. Sì, è stata una gara appunto intensa, maschia, equilibrata, appunto come ha detto lei, c'è stato quel quarto quarto in cui sono entrati pochissimi canestri. Ecco, che cosa è successo, come si spiega quei due minuti di blackout? No, stavo guardando proprio le statistiche, l'ultimo quarto davvero una percentuale al tiro bassa, bassissima, non nelle nostre possibilità. Non c'è data una spiegazione logica, insomma, perché i ragazzi se avessero tirato come hanno sempre tirato durante il campionato, durante tutto l'anno, stavamo lì a parlare probabilmente di un'altra partita o comunque ce la saremmo giocata fino all'ultimo. Dispiace perché a 7 minuti alla fine eravamo 2 punti sopra, siamo andati anche più 4, loro hanno ripreso immediatamente contatto con noi, però insomma bravi loro perché non hanno avuto alcun momento di blackout. Noi invece quei due minuti non so a cosa attribuirli sinceramente, sfortuna, la loro difesa, insomma un po' di stanchezza, non lo so, certo i due minuti hanno come dire, compromesso definitivamente la partita. Vabbè, c'è un po' di amarezza, però insomma abbiamo fatto uno splendido campionato e non sarà questa partita che annullerà tutte le cose belle che abbiamo fatto, insomma va bene così, ci classificheremo fra le prime tre formazioni della Serie C, siamo promossi in C nazionale, la risposta del pubblico è sempre eccezionale, quindi va bene così. Forse a promozione ottenuta è venuta meno quella concentrazione nella squadra, nei ragazzi, quella concentrazione appunto giusta per vincere partita dopo partita? Ma oggi no, oggi c'era la motivazione, insomma ci doveva essere, perché comunque Manfredonia è un'avversaria storica e come dire, nei momenti importanti in cui l'abbiamo incontrata l'abbiamo sempre battuta quando contava. Oggi ci teniamo a vincere, non è che lo neghiamo, e non è una questione di motivazione, è che davvero certe volte alcune situazioni convincenti ti fanno andare la partita in un senso o nell'altro. Oggi, ripeto, loro hanno sbagliato di meno e meritatamente hanno vinto, insomma, niente da dire. Al di là della gara, questa settimana avete accolto la famiglia Pannaggio, ecco, che emozione è stata per lei accogliere il papà, un allenatore comunque NBA? È indescrivibile perché diciamo che ho potuto parlare con lui di cose che vedevo in televisione quando avevo 16, 17, 18 anni, quindi parlare con chi aveva allenato questi campioni che sono stati un sogno inavvicinabile per noi, veramente forse solo chi ha detto ai lavori può capire, come se un appassionato di calcio incontra Mourinho che viene qui e puoi parlare di cose che insomma non leggi sui giornali. Mi raccontava un aneddoto l'altra sera che lui, che è stato l'allenatore del tiro di Scottie Pippen, insomma non parlo di una persona che un mosso dell'NBA, e mi diceva che gli allenamenti erano, come dire, un po' diversi dagli altri perché ha un braccio di 3 cm più lungo dell'altro. Immaginate che tipo di dettaglio vanno a trovare quando allenano i campioni dell'NBA. Quindi per noi è stata veramente una grande emozione. Mi dispiace, oggi abbiamo appena parlato, anche lui ha detto two minutes out game, 2 minuti che ci hanno compromesso la partita, però insomma si è goduto un bello spettacolo, 2 squadre che si sono affrontate a viso aperto, 2 squadre che tutto sommato credo che si rispettino, quindi va bene così. Per chiudere, domenica chiuderete la stagione sul campo del Foggia, potreste fare anche un favore in caso di vittoria al Manfredonia, ecco, che gara si aspetta? Io non so, oggi ha giocato il Foggia, insomma noi ci andremo a giocare, come dire, la gara liberi da pensieri, perché non possiamo più pretendere il primo posto, che sicuramente è già andato. Penso che ci faremo la nostra bella partita lì, sicuramente in un palazzetto gremitissimo, e andremo a giocare l'ultima partita di questo splendido campionato, insomma un'annata che noi ricorderemo per la promozione in C nazionale. Questa è una cosa che magari fra mezz'ora, quando sarà smaltita un po' l'adrenalina della partita, ritorneremo a sorridere, e sicuramente fra un paio di settimane lavoreremo già per preparare la stagione futura, anzi sinceramente ci stiamo già lavorando, quindi vabbè, vincere piace sempre, non lo mettiamo in dubbio. Però non è che si può sempre pretendere che tutti i meccanismi di una squadra funzionino. Questa sera qualche cosa non ha funzionato e ne prendiamo atto, va bene così, va bene lo stesso così. Qualche indiscrezione, qualche novità però appunto per la prossima stagione? Ti aspettavo. No, nessuna indiscrezione, diciamo che la squadra insomma è già a buon punto, è quasi completa, è possibile solo questo, è quasi completa, mancano un paio di pedine che
se riusciamo a mettere dentro. L'unica cosa è se sento voci di un campionato abbastanza strano come forma l'anno prossimo, quindi prima di decidere di allestire squadre competitive o spendere tanti soldi, ci guarderemo bene la formula, perché se come si dice la formula dell'anno prossimo prevede soltanto delle 15-16 squadre che parteciperanno al campionato di C nazionale o solo la prima che va ai playoff, sinceramente faremo un campionato con i ragazzini, non andremo certamente a spendere soldi o fare investimenti per un campionato che porterebbe alla fase successiva solo una squadra, e credo che questo sia il pensiero un po' condiviso di tutte le altre società. Quindi vedremo un po' quale formula ci riserveranno, dopodiché, diciamo così, se la formula considera gli sforzi che possono fare le società, considerano, come dire, e rispettano le società che fanno tanti sacrifici, ebbene, anche quest'anno abbiamo dato un senso a questo campionato che partiva con una formula già che non soddisfaceva nessuno. Abbiamo riempito di contenuti, di qualità il campionato grazie ai sacrifici di tutte le squadre, di tutte le prime 7-8 squadre che hanno comunque allestito roster competitivi. Però fare un altro anno dove si gioca un'intera stagione per un solo posto, sinceramente, è contro la natura dello sport, e quindi io credo che né noi né spero altre società ci saranno questa forma, quindi vediamo che succede. Ok, grazie Presidente, grazie, complimenti per la stagione. Grazie a voi. Siamo con Pedro Rubera dell'Angel Manfredonia. Ecco Pedro, fa un certo effetto vederti con una maglia diversa da quella dell'Olimpico. Oggi sei tornato in quello che era il tuo palazzetto. Che emozione è stata per te? Ah, per me è incredibile, lo dicevo già che per me è casa, gioco in casa mia. Anche per me è stato scomodo, devo dire, con tutto il rispetto, perché sto benissimo a Manfredonia, però non si può cancellare le cose vissute qua. È casa mia in tutti i sensi, il palazzetto, la gente, e ho ricevuto tanto affetto che veramente sono felice. Ecco, ti abbiamo visto comunque concentratissimo, esultare per questa vittoria, a segno che comunque la sentivi tantissimo. Sì, normale, lo sapete, perché stavo qua, che non mi piace perdere a niente, quindi ci tenevo a vincere. Poi noi stiamo lavorando anche molto bene con la squadra, con i miei compagni, con il Manfredonia, quindi volevamo ancora, pensiamo che si può arrivare primi, così lo sai che sino alla fine io lotto. Sì, infatti è stata, a proposito della gara, una gara intensa, equilibrata, però nel quarto il Manfredonia ha dimostrato grande forza. Sì, ho visto un grande gruppo, unione, intensità, abbiamo alzato un po' l'intensità e siamo un gruppo molto unito, devo dire, e questo si è visto soprattutto nel secondo tempo, e so che anche i ragazzi hanno messo un extra perché sapevano che io ci tenevo a vincere qua, e questo è bellissimo. Ecco, quando hai scelto il Manfredonia ti aspettavi di giocarti all'ultima giornata il primo posto? No, veramente pensavo di avere il primo posto prima, devo dire, ma lo dico umilmente, nel senso che credevo nel gruppo, credevo nella società dove stavo andando, e credo ancora che si può arrivare primi, così. Quindi tra Foggia e Manfredonia chi la spunterà? Ah, spero Manfredonia, guarda, sai il ferno che mi faccio se finiamo noi primi. Ok, grazie Pedro, complimenti. Grazie a voi.